Buonasera e ben ritrovati con la nostra pagina sportiva. In apertura il Sassuolo, prosegue infatti la preparazione degli uomini di Di Francesco in vista dell'incontro casalingo di domenica alle ore 12.30 contro la Roma, partita che sarà diretta da Rizzoli. Oggi i neroverdi hanno svolto un allenamento pomeridiano, come ci racconta Antonio Montefusco. Una partita segnata con il cerchietto rosso. Domenica Eusebio Di Francesco giocherà contro il suo passato di romanista. In maglia giallorossa, il tecnico del Sassuolo ha giocato 168 partite segnando 14 reti. Un periodo lunghissimo che va dal 1997 al 2001, uno scudetto e la partecipazione alla Coppa UEFA. Fu pure convocato in nazionale. Di Francesco è pescarese di nascita, ma tifoso dei capitolini. Chissà che un giorno, non troppo remoto, il timoniere nero-verde non si sieda proprio sulla panchina della Roma. Ora c'è da salvare il Sassuolo. L'andata ceramici tolsero i primi punti casalinghi della stagione alla formazione di Garcia. L'autogol iniziale di Longhi rispose una perla di Berardi al quarto minuto di recupero. Un'impresa da ripetere pure a Reggio Emilia. Magnanelli e compagni devono fare punti. Dopo la sconfitta interna con la Sampdoria, la corsa salvezza si è complicata ancora di più. Questa sarà la gara di Eusebio Di Francesco. I tifosi lo applaudiranno, lui sotto gli occhiali si emozioneranno un poco. Poi però ci saranno 90 minuti da avversari che si rispettano fra loro. Nelle file neroverdi mancherà Cannavaro e incerta la presenza di Brighi e Manfredini. 32esima giornata invece per la serie cadetta con il Modena che attende domani alla Braglia lo Spezia, mentre il Carpi sarà di scena a Latina, come ci racconta Marco Salicini. La Serie B torna subito in campo per la 32esima giornata che vedrà le nostre modenesi impegnate sabato ore 15. Il Modena al Braia ospita lo Spezia di Davis Mangia, nei precedenti in età supremazia dei Canarini con 18 vittorie e 20 pareggi contro le 13 vittorie dei Liguri. Novellino recupera il bomber Kuma Babacar, mentre Rizzo acciaccato non partirà tra gli 11, possibili sorprese anche all'ultima ora. 4-4-2 con Apinsoio, Gozzi, Marzorati, Cionek, Manfrin, Molina, Dallabona, Bianchi, Garofalo, Granocce, Babacar. Lo Spezia, che sulla carta è forse la rosa più forte di questa Serie B dopo il Palermo, ha lavorato oggi a porte chiuse e gli 11 titolari non sono facilmente deducibili. Fatto sta che per i bianconeri sarà una partita assolutamente da non sbagliare. Ancora parte sulla via del recupero a Pelt, Rivas e San Marco, mentre non sarà dalla gara Bianchetti infortunato. 4-3-3 per Mangia con le ali in porta, Baldanzè, Dulisù, Magnusson migliore in difesa, Genzoglu, Bellomo, Seymour a centrocampo, in avanti Schiattarella, Ferrari, Giannetti. Il Carpi impegnato a Latina contro la formazione nerazzurra che sta affrontando il suo peggior momento in questa stagione. Per i biancorossi sarà un'ottima occasione per il rilancio, vista anche la continuità mostrata in trasferta quest'anno. Tanto lavoro tattico per Pillon, che recupera Pesoli, ritrova Gaiolo, ma non potrà puntare su Memusciai e Concas. L'ex tecnico del Chievo potrebbe così optare per uno 4-4-2 con Colombi, Letizia, Pesoli, Romagnoli, Gaiolo in difesa. Non è da escludere nemmeno lo schieramento di Legati al posto di uno tra Pesoli e lo stesso Gaiolo. Lollo, Bertoni, Porcari, Di Gaudio nella linea 4 di centrocampo con Bakogu, che farà coppia con uno tra Sgrigna e Ardemagni. Nel Latina pesano due squalifiche pesanti, Esposito e Crimi non saranno della gara. 3-5-2 classico per Roberto Breda con Iacobucci, Brosco, Cotafava, Figliomeni, Ristovski, Morrone, Viviani, Bruno, Alassani. In avanti possibile tandem Jonatas Ghezzal con Paolucci, che dovrebbe partire dalla panchina. Le altre partite di giornata: Avellino Cittadella, Empoli Juve Stabia, Padova Virtus Lanciano, Pescara Regina, Siena Brescia, Trapani Bari, Varese Palermo. Il posticipo delle 18 Cesena Novara, mentre domenica alle 12.30 si giocherà Crotone Ternana. Ora andiamo a sentire da Mister Novellino la presentazione della sfida di domani contro lo Spezia. Abbiamo fatto un'ottima gara, è ovvio che ci sono tre partite in una settimana, è ovvio che qualcosa, c'è sempre qualcosa, qualche giocatore che ha qualche acciacco. Spero che di recuperare alcuni giocatori, fino a stamattina alcuni avevano dei problemini, vediamo domani mattina. Al di là di questo, credo che è una partita, come voi sapete, importante per noi, per la nostra classifica, per il valore dell'avversario. Non dimentichiamolo che l'avversario è una squadra costruita con grandi elementi, al di là di questo c'è sempre il campo che dice la verità. Insomma. E più che altro alcune polemiche, però non è il momento. Il piatto viene sempre consumato a freddo. Credo che non trovo giusto alcune dichiarazione, però io devo pensare al Modena, la mia squadra è il Modena e io spero di dargli tutta la forza, la mia determinazione per poter che il Modena raggiunga più presto quello che deve raggiungere.
Ovvio che anche loro vengono da tre partite settimanali, insomma loro hanno una rosa ampia, anche noi abbiamo. Credo che sarà una partita da giocare con molta attenzione. No, Salifu è out, Zoboli ha fatto tutto, e vediamo un attimino domani mattina. Sognare non hai proibito, ma al di là di questo noi dobbiamo pensare, come ho detto prima, è una partita importante contro una squadra importante, poi vedremo insomma quale sarà. È ovvio che noi dobbiamo giocare con attenzione, perché questa è una squadra che ha giocatori che hanno qualità, che ti possono saltare l'uno contro uno con facilità. Insomma, dobbiamo prepararla con molta attenzione. Il campionato di Serie B è strano, nessuno può sentirsi arrivato sopra o sentirsi non in classifica migliore. E questo è un momento cruciale dove le squadre a posto fisicamente, le squadre che vogliono ottenere dei risultati a livello fisico, a livello mentale, devono preparare bene, perché il momento cruciale del campionato credo che sia questo. Tradizionale appuntamento con la stampa anche per mister Pillone, domani servono punti, si va a Latina. Andiamo su un campo molto difficile, molto tosto, bisogna tirare fuori gli attributi, perché lì sarà una partita cattiva dove loro contano molto anche sulle palle dentro, sulle palle inattive, perciò dobbiamo essere molto attenti, reattivi, ma soprattutto cattivi agonisticamente. Adesso valutiamo, sto pensandoci su, valuteremo tutto nelle ultime ore e poi decideremo. Anche noi andiamo in cerca della svolta, perché mi girano un po', perché fare un punto in due partite dove ne meritavamo perlomeno quattro, insomma un po' di rammarico c'è, perciò sappiamo che dobbiamo andare lì a prenderci i punti. Noi tutti i campi dobbiamo cercare di tirar fuori, perché dobbiamo arrivare ai 50 il prima possibile. Beh, secondo me dobbiamo ancora lavorare per arrivare a dove penso io, soprattutto alla lucidità in zona gol, alla meno frenesia e soprattutto alle cattiverie agonistiche che noi dobbiamo tirare fuori. Mister, tre partite in una settimana per un allenatore nuovo, insomma sono una difficoltà in più. Sì, avrei preferito fare una settimana tipo di lavoro dove potevo impostare le mie idee. È chiaro che uno arriva, ho fatto solo una settimana di lavoro e trovarsi tre partite non è una cosa semplice. Perciò, però niente, non ci devono essere né alibi né per me né per i giocatori. Andiamo in campo, dobbiamo fare il nostro dovere e giocarci la partita. A livello fisico c'è qualche timore? No, a livello fisico non c'è un timore. Voltiamo pagina, andiamo a parlare di pallavolo. Ottimo debutto per Casa Modena, che ieri si è imposta sul campo dei campioni d'Italia di Trento per 3-0. Ci colleghiamo con Francesco Dall'Oglio. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. Ciao Laura. Davvero un bel incontro quello di ieri, dominato dal secondo set in poi da Casa Modena. Sì, direi che un risultato molto, molto rotondo, che onestamente la vigilia nessuno si aspettava, anche se era un quarto, poteva essere un quarto molto aperto. Grossa difficoltà all'inizio per i gialloblu modenesi. Io credo che Trento si sia un po' seduta, Modena ha avuto la capacità di continuare a crederci, ha ribaltato il primo set e dopo bisogna dire che ha asfaltato i trentini, anche se i modenesi sanno benissimo che da domenica si riparte come da 0-0, però credo che il pubblico modenese possa veramente dare una grossissima spinta per questo eventuale passaggio alle semifinali. Semifinali che mancherebbero eventualmente dal 2011 a Modena. Francesco, ieri a fare la differenza è stato soprattutto Bartman, che nel momento più critico dell'incontro ha preso in mano la squadra e l'ha condotta a questo successo in appena 84 minuti. Sì, erano sotto mi pare 16-10, Bartman è andato in battuta tra punti diretti e situazioni molto difficili da gestire per Trento, ha ricreato l'ingiusto mix per recuperare. Dopo i gialloblu, anche quando erano sotto, ci credevano sempre, dopodiché giocato punto a punto 27-25, Trento ha accusato il colpo e è un po' sparito dal campo. Non è normale per una squadra come Trento, che alla fine ha avuto tutti i tre giocatori di banda, i due martelli posto 4 e Sokolov, molto al di sotto le loro percentuali, e perciò il risultato ci sta completamente.
Allora, come ha già detto Francesco Dall'Oglio, si gioca domenica alle 18 a Modena, quindi questa sarà gara 2, eventuale gara 3 invece mercoledì prossimo nuovamente a Trento, ma intanto il fattore campo è già saltato. Francesco, grazie, buona domenica. Grazie a voi, Grazie a arrivederci. Francesco Dall'Oglio, per tutti Pupo Dall'Oglio, l'indimenticato palleggiatore. Abbiamo però parlato di Bartman, che è stato il miglior giocatore in campo, andiamo quindi a sentirlo ai nostri microfoni. Vivi una partita mostruosa. Dove avete trovato le forze per ribaltare il 19-6 del primo set? Questa è bellezza di pallavolo, è importante di non mollare mai e crederci fino alla fine. Oggi siamo riusciti a girare il primo set pazzesco, questo secondo me dà anche la forza per il futuro che unisce la squadra. Al di là delle prodezze dei singoli, i tuoi attacchi, i palleggi di Bruninho, mentre il pubblico giustamente ti saluta, è stata una grande prestazione di collettivo, non avete mai mollato nulla. Esatto, come ho detto prima, abbiamo creduto fino alla fine, non abbiamo mollato e abbiamo giocato molto come squadra, perché ogni giocatore oggi ha messo il suo per vincere questa partita. Cosa vuoi dire a quei ragazzi? Grazie che sono qua con noi. Però, come ho detto prima, non è finita ancora. Questa partita non conta niente. Dobbiamo giocare domenica e concentrarci lì. Allora apriamo invece la pagina dedicata ai motori perché si va in pista in Malesia. Stiamo parlando ovviamente di Formula 1, lo facciamo insieme al direttore di Omnicorse, Franco Nugnes. Ciao Franco. Buonasera, buonasera. Allora, che cosa ci possiamo attendere dalla Ferrari? Beh, direi una bella sorpresa perché la Ferrari oggi è stata veramente stupefacente nelle sessioni di prove libere con Kimi Raikkonen 2 volte secondo, sia al mattino che nel primo pomeriggio, con una Ferrari che è arrivata a pochi millesimi dalla Mercedes che sembrava imprendibile di Nico Rosberg. Quindi una prospettiva positiva per la rossa che sembra reagire molto bene alla partenza abbastanza difficile che c'è stata in Australia al Gran Premio di Melbourne. Ricordiamo quando si corre esattamente le prove stanotte, mi sembra. Le prove alle 7 di domani mattina. Ah sì, ok, quindi domani. E poi invece il Gran Premio Il Gran Premio sarà invece alle 9. di domenica. Ovviamente noi lunedì daremo tutti i resoconti proprio grazie a Omnicorse che ci affiancherà da qui per il resto della nostra stagione per seguire questi appuntamenti motoristici. Franco, grazie e buon lavoro. Vi ricordo omnicorse.it dove trovate tutti gli appuntamenti non solo dedicati alla Formula 1 ma a 360 gradi il mondo dei motori, giusto Franco? Certamente sì, siamo in linea sempre, quindi chi vuole l'ultimo aggiornamento lo può trovare da noi. Grazie. Grazie. Grazie al direttore Franco Nunes di Omnicorse.it. Io invece vi ricordo che domani alle 14.30 saremo in diretta su Antena 1 per raccontare la 32esima giornata del campionato di Serie B. Io intanto vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento con Sport Today a lunedì. Buon fine settimana a tutti voi.